io mi sono rivolto ai tecnici, non potete dire che è un torto. Non potete, dal momento che voi li sapete solo spettro, sì, dal revisore dei conti a oltre. Ma come si permette? Dove, lei deve avere il buon senso. Quando c'è il contraddittorio, se è all'altezza di leggerlo, se non si faccia l'assemblea che s'appazzi, lì non ha contraddittorio, non avrà contraddittorio, non si pronta. No, ce l'abbiamo avuto, come no? Chiedo scusa, sindaco, pertinente all'argomento. Ma sto dicendo me. Quindi questa relazione, e io ho fatto una premessa, non ho competenza, ma sono il sindaco e devo dare delle risposte. Ma ho fatto violenza dicendo che mi sono fatto supportare da tecnici, da professionisti della materia. Io capisco che dall'altra parte si sa tutto, si è conosciuto di tutto. Non si riconosce quello che si è votato, perché se io cito una delibera, ed è quella che lei, pur non facendo parte della giunta, ma la sua amministrazione, ha votato, voglio dire, se ne deve assumere le responsabilità relativamente alla delibera numero 17 del 1 marzo 2021. Ma stiamo parlando con una cognizione di caso. E poi se è spento, io non spento niente. Io non sto sventolando niente. Questa è la dimostrazione che non sono elaborate le cose che riguardano la mia persona, ma sempre quella cui riferito ai tecnici, come possono supportare che si può, ma questa è la responsabilità. Ma scusate, se io ho detto e sono andato a chiedere scusa al dottore Suraj, ci siamo vergognati in questa stanza, ci siamo vergognati e ci sono anche verbali. Ci sono anche verbali, non ero intervenuto e mi hanno detto che ho cacciato la parola a qualcuno e qualcuno è intervenuto per 3 volte. Ci siamo vergognati, sono andato all'ingegnere Suraccio a chiedere scusa di come ce l'avamo comportato, perché qui ci possiamo dire quello che vogliamo, ma fuori siete tutti consiglieri del mio consiglio comunale, che è una cosa da rispettare e da considerare. Siete tutti consiglieri comunali di questo consiglio comunale e ho il dovere di difendere, così come il dovere di dire che se sbagliamo va chiesta scusa. Io come sindaco sono andato a chiedere scusa all'ingegnere Soraggi per come vi eravate comportati. Non si fanno quelle cose, non si invita l'ospite a casa per prendere la scarpa, se lo invita a casa tua massimo rispetto e massimo onore. Anche queste cose ci avete fatto male, anche queste pessime figure. Ci avete fatto male, non si fanno queste cose, a danno della comunità. Questo si fa a danno della comunità, giocate sulle pelle dei cittadini. Quando io l'altra sera dicevo in un incontro pubblico che io ho la mia responsabilità e loro hanno la loro responsabilità di amministratore, sentivo ancora una responsabilità che è quella del consigliere regionale. Le responsabilità si hanno nella vita e si rispettano, non si viene qui per sentito dire, assolutamente. Non si trattano male le persone. E noi abbiamo portato, se non è completamente esaustiva la risposta che vi ho dato, ditemi in che cosa può essere. E se, ma credetemi, non mi vergogno di dire che io mi sono rivolto ai tecnici. Quindi se dite di no, e ve l'ho detto prima, se dite no vuol dire che neanche i tecnici sono buoni. E lo state dicendo, lo state confermando, lo state ribadendo. Qui mi arrà. Perché non va bene. E gliel'avete dimostrato all'ingegnere Surace quella sera. Gliel'avete dimostrato quando era collegato. Gliel'avete dimostrato, io non ricordo se tu c'eri. Sì, sì, ci sono. Quindi ribattirò pure. Tu puoi ribattire, certo che deve ribattere. Era molto meglio se andavi a chiedere scusa, però. Era molto meglio se andavi a chiedere scusa per la tua parte politica. Queste sono le cose.